io 6 catenelle e chiudo il cerchio con un punto bassissimo. Ora in questo cerchio lavoro 18 maglie basse, catenella e 18 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 17, 18 e chiudo con una maglia con un punto bassissimo sulla prima maglia bassa del giro. Ora lavoro una catenella, una maglia bassa sempre nello stesso punto dove ho chiuso il giro, poi nei due punti successivi una maglia bassa, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e sempre nello stesso punto dove ho lavorato la maglia bassa ne lavoro un'altra. Ora 3 maglie basse singole, 1, 2, 3, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sempre nello stesso punto dove ho lavorato la maglia bassa, la terza maglia bassa, ne lavoro un'altra. Ora nuovamente 3 maglie basse singole, 1, 2, 3, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Ora 3 maglie basse singole, 1, 2, 3, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Continuo così sino alla fine del giro per un totale di 6 petali. Ho lavorato un totale di 6 petali ed ora concludo con 2 maglie basse perché una l'avevo lavorata all'inizio del giro. Quindi una, due, e poi chiudo il giro con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Nel prossimo giro entro nel petalo e lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, 2 mezze maglie alte,
2 maglie alte, 1, 2, 3 doppie maglie alte, 1, 2, 3 e sulla terza lavoro un pippiolino formato da 3 catenelle. 1, 2, 3 e rientro in queste maglie e chiudo con un punto bassissimo. Ora 2 doppie maglie alte. 1, 2, 2 maglie alte, 1, 2, 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 maglie basse, 1, 2 e una maglia bassissima al centro tra un petalo e l'altro, precisamente tra la prima e la seconda maglia bassa, quindi una maglia bassissima. Ora mi sposto sull'altro petalo e lavoro nello stesso modo. Rientro nel petalo successivo e lavoro 2 maglie basse, 1, 2, 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 maglie alte, 2, 3 doppie maglie alte. 1, 2, 3, 3 catenelle, chiudo con una maglia bassissima, 2 altre doppie maglie alte. 1, 2, 2 doppie maglie alte, 2 maglie alte, 1, 2, 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 maglie basse, 1, 2 e mi aggancio con una maglia bassissima al centro tra un petalo e l'altro e rientro poi nell'altro petalo e lavoro sempre nello stesso modo. 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte, 2 maglie alte, 3 doppie maglie alte, il pippiolino formato da 3 catenelle, 2 doppie maglie alte, 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte e 2 maglie basse e così via. Ho lavorato l'ultimo petalo ed ora mi aggancio, chiudo con un punto bassissimo. Questo naturalmente si può unire con degli altri fiori e si unisce mentre si lavora in questo punto. Ecco, qui c'è un esempio.
Quindi mentre si lavora il pippiolino, ci si aggancia sull'altro fiore.